Buon pomeriggio a tutte e tutti, bentrovati e bentrovate a questo ultimo appuntamento del ciclo giorno e notte. Siamo arrivati in porto e in questo ultimo appuntamento di approfondimento biblico intorno al tema dell'agape che ci ha accompagnati in questi incontri, ma non solo, ci ha accompagnato nel 20° anno di Festival Biblico come centro di attenzione, come focus su cui ci siamo concentrati grazie all'apporto ricchissimo di 5 relatori e adesso abbiamo qui la 6ª relatrice. Io sono sempre Ilenia Goss, sempre Pastora Valdese, e ho il piacere di presentarvi in questo pomeriggio Emanuela Buccioni, che è una biblista, quindi concludiamo in bellezza con qualcuno che si occupa specificamente di scrittura. Ne abbiamo avuti altri, ma concludiamo con una biblista che è anche un insegnante, e quindi vuol dire che c'è una cura, c'è una passione per il portare ad altri, per dare ad altri l'insegnamento. Noi sappiamo che nella nostra tradizione ebraico-cristiana studiare, e anche studiare Torah, significa accostarsi a un insegnamento. Quindi ecco, gli insegnanti sono incaricati di questo grande, importante, prezioso compito. Insegnante, ma ha una formazione scientifica, ha una laurea in ingegneria, ma oggi è qui in veste di biblista. Io conosco le persone che fanno più attività diverse, quindi la veste di oggi è da biblista, ma naturalmente Emanuela si porta dietro tutta la sua formazione, qualunque cosa faccia, come ciascuna e ciascuno di noi. Emanuela ha proposto come titolo del suo intervento Amati, amiamo. Un titolo breve, efficace, puntuale, che naturalmente riprende l'idea dalla prima lettera di Giovanni, che è il testo in cui abbiamo lavorato, su cui ci siamo concentrati con l'esegesi, con la teologia e su cui torniamo un po' anche a concludere i discorsi che abbiamo fatto. Non rubo altro tempo e quindi la parola a Emanuela Buccioni che ci accompagna in questo pomeriggio. Amati, amiamo. Grazie Ilenia, grazie a tutti per la fiducia. Sì, questo titolo era molto breve, ma in realtà era letteralmente ripreso da questo versetto appunto particolare 11 del capitolo 4, su cui vorremmo un po' soffermarci, 11-12, no? Questi due o tre versetti così importanti, comunque centrali di questo capitolo, e che noi, se andiamo a leggere nelle nostre Bibbie, troviamo che inizia con il carissimi. Adesso non so la tua versione cosa dice. Approfitto, grazie della gentilezza, sì, perfetto. Allora, così ve lo faccio risuonare un po', così ce l'avete in testa. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo spirito. E qui, come penso avete fatto in queste occasioni, di queste giornate, basta leggere, uno forse vorrebbe silenzio e meditazione piuttosto che altre parole, perché veramente sono così dense, no? Così belle, così evocative. E però ci chiede appunto il testo di entrare, di scavare, e la prima cosa che vi faccio notare appunto è questa. Questo versetto 11, che inizia con carissimi, ovviamente in tanti altri passi della lettera l'autore inizia così. Voi sapete, vi è stato senz'altro detto in questi giorni, che in greco c'è scritto agapetoi, agapetoi, e gli agapetoi chi sono? Gli amati. Quindi noi diciamo carissimi, perché l'attacco di una lettera deve ovviamente partire così, ma letteralmente è proprio questo: fratelli amati, sorelle amate, scrivo a voi perché io vi amo, ma perché vi so amati dal Signore. Quindi lui parte bene, direi, già con questo semplice attacco noi abbiamo proprio una rivelazione in qualche modo che viene confermata, che viene ribadita. Voi siete amati e in quanto amati, ecco, allora possiamo dire,
Se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. E già qui c'è un bellissimo inizio, un passaggio che mi sembra molto interessante, no? Quel se. Ci ha amato davvero Dio? Se ci ha amato, noi possiamo dire di aver fatto questa esperienza? Lo affermiamo intellettualmente, teologicamente, perché fa parte della nostra fede? O è vitale questa affermazione? Già questo potrebbe essere una cosa interessante. Chiaramente l'autore della lettera lo crede, ne è convinto, non perché parla solo dei suoi interlocutori o dei suoi lettori, ma anche perché parte dalla propria esperienza. Questo autore, su cui qualcuno vi avrà già intrattenuto, senz'altro, questa famosa comunità di questo discepolo amato del Signore che ha tramandato, no, una certa tradizione, ecco, senz'altro aveva vissuto in prima persona questa dimensione. E il passaggio successivo è pure altrettanto interessante, quando dice: nessuno ha mai visto Dio. Questo è un chiaro richiamo al prologo, no? Dove anche del Vangelo di Giovanni, dove pure si dice lo stesso concetto. E se ci amiamo gli uni gli altri, ecco, cosa diceva il Vangelo? Gesù, il figlio unigenito, ce lo ha rivelato, ce l'ha raccontato. E quindi io conosco il Signore, conosco Dio, conosco il suo amore da Gesù, da quello che lui ha detto e fatto. Invece nella lettera c'è un passaggio leggermente diverso. Lo possiamo vedere questo amore da questo amore reciproco, questo scambio che avviene fra di noi. E da qui siamo anche dentro, in un rimanere, in uno stare nell'amore, noi nel suo amore, il suo amore in noi. Quindi qui possiamo leggere anche una grandissima responsabilità che viene data a chi è consapevole di questa dinamica. Se Dio si vede dall'amore fra le persone, se le persone non si amano, l'amore di Dio non si vede. Quindi l'idea qui è che il Signore si fida talmente di questi esseri umani ai quali ha donato il Figlio, ha donato lo Spirito, ma gli ha donato anche la libertà di poter aderire, corrispondere a questo amore, che da questo dipende se altri che ancora non sono arrivati a questa esperienza diretta possano esserne affascinati, possano più o meno avvicinarsi ad essa. Addirittura c'è ancora quest'altro pezzetto bellissimo, sempre del versetto 12: Dio rimane in noi, il suo amore diventa perfetto in noi. E qui c'è un'altra chicca meravigliosa, perché il verbo che viene usato è teleioo, quello del telescopio, il telos. L'amore di Dio raggiunge il suo telos, il suo scopo, il suo fine. Non è tanto un amore perfetto, che è una parola che io non amo molto perché la percepisco come molto equivoca. Pensate quante sbavature morali cadono dentro questo concetto della perfezione, la perfezione religiosa, la perfezione appunto del comportamento, eccetera. Invece il punto è che l'amore di Dio ha un obiettivo, ha una meta, questa è l'idea, e questa meta è raggiunta dall'amore che circola fra gli esseri umani. Non so se capiamo quanto è enorme una cosa del genere. Vuol dire che senza la collaborazione dell'uomo, dell'essere umano, Dio non raggiunge il suo scopo. O meglio, aspetta pazientemente che noi in qualche modo corrispondiamo, che gli esseri umani corrispondano. Però è bellissima questa idea, perché mi sembra che già questa sia una declinazione dell'amore. L'amore è alleanza, è un patto, è un'amicizia. Se facesse uno dei due partner tutto da solo, ci sarebbe qualcosa che non va. Quindi l'amore chiede anche attivazione nell'altro, non è solo un dare, ma è anche un ricevere.
E questo mi sembra che sia interessante proprio come logica che troviamo all'interno delle scritture bibliche, cioè il fatto che da un lato Dio mostra il suo amore verso gli esseri umani e dalla reazione, potremmo dire, dalla collaborazione degli esseri umani deriva un qualcosa che è il suo vero obiettivo, che forse ancora non abbiamo chiaro, a volte ci perdiamo un po' per strada, un obiettivo cosmico direi. Qui io sono un amante della lettera agli Efesini, quindi potremmo andare già a vedere questo, dove il progetto vero, grande, l'orizzonte di Dio è quello di un orizzonte pensato prima della fondazione del mondo, è quello di renderci figli adottivi, quindi essere tutti suoi figli, e quindi l'obiettivo finale è veramente quello della fraternità o sororità, se vogliamo declinarlo anche al femminile, e però questo chiede una attivazione, una collaborazione da parte delle persone. Questa è la sua meta, però qui ci viene detto con grande chiarezza, e questa meta è raggiunta con questa modalità che non ci vede passivi, non ci vede appunto sempre bambini piccoli che devono essere solo accuditi, no, ci chiede anche di essere adulti, di essere maturi. Il concetto del teleio è anche, di questo verbo è anche questo, la maturazione, portare a maturazione l'amore e le persone. La nostra maturazione può dipendere da questo, si impara ad amare, si cresce nell'amore e quindi chiede tutto di noi, la nostra consapevolezza, la nostra interazione assolutamente piena. D'altra parte, vi dicevo, questa dinamica è presente in tutta la scrittura. Allora vorrei, in modo così molto semplice, richiamare a voi qualche figura che conoscete perfettamente, storie che sono molto note, però vorrei provare a leggerle insieme a voi con questa chiave di lettura che abbiamo messo nel titolo, no? Questa cosa del poiché qualcuno è amato, può essere in grado di amare. E il primo personaggio che vi voglio citare è Mosè. Quindi un bambino, un neonato. Pensiamo a Mosè piccolino. La minaccia dell'essere ucciso, una minaccia che si ripete costantemente nella storia ebraica, dell'essere distrutto, dell'essere eliminato, e questo bimbo viene affidato dalla mamma Jochebed a una piccola arca, un cestello, che viene affidato al fiume. Avete tutti presente, no, questa immagine? E poi c'è la famosa figlia del faraone che lo riconosce, vede un bambino degli ebrei e lo chiama, gli dà un nome, Mosè, che la Bibbia dice si può interpretare come salvato, no? Salvato dalle acque, ma c'è una radice anche egiziana che legge Moses proprio come figlio, lo riconosce come un bambino, un figlio. E qui già vediamo due lati dell'amore, cioè l'amore della mamma, diciamo, che lo ha partorito, che per proteggerlo lo affida, lo lascia andare, fa un atto di affidamento, e un altro amore, che è quello di quest'altra donna, che è capace di riconoscere il bisogno di quel bambino e di farsene carico. E questa storia, che lui scoprirà ovviamente, approfondirà crescendo, poi ovviamente le scritture hanno anche, non sempre hanno l'intento, no, di raccontarci nel dettaglio le biografie dei personaggi, ma insomma possiamo leggerla un po' in filigrana, quando lui cresce e prende consapevolezza di questo tratto della sua storia, lui è stato generato, potremmo dire, da un affidamento e dalla fiducia di questa persona che l'ha accolto, a sua volta farà, quando sarà grande, adulto, imparerà a fidarsi di Dio e tirerà fuori altri, salverà altri dalla situazione che li faceva gridare al Signore. Quindi guardate la connessione. Lui che è stato salvato diventa salvatore. È stato amato e così è in grado di amare altri salvandoli, tirandoli fuori da una situazione di oppressione. Qualcosa di simile noi troviamo, vedete solo qualche pennellata perché ripeto sono storie che conoscete,
Pensate al libro dove si racconta della regina Esther, eh? Avete presente anche questa vicenda? Ecco, qui abbiamo, noi pensiamo alla regina, tutta la situazione che la vede, insomma, un po' in conflitto, come viene anche in difficoltà, appunto deve cercare di risolvere delle problematiche, ma come inizia la storia? Esther è un'orfana. È una bambina che ha perso tutto, che si trova lontano, si trova in un paese straniero, si trova sola. Una bambina senza i genitori, che fine può fare? Penso che ognuno di voi lo possa immaginare. E però lei ha un cugino. E questo cugino, ecco, riprendiamo il tema di prima, insegna a lei, le insegna la legge del Signore, le insegna la Torah, i comandamenti. Le dà una guida per potersi mantenere libera, per ricordare la sua identità. Quindi questo cugino, che era evidentemente più grande di lei, le fa un po' da padre, in qualche modo, se ne occupa, la rende capace di gestire un po' la sua vita, viene poi scelta come regina in questo harem, che poi la fa scegliere appunto come prediletta. Ma qual è la chiave della sua esperienza? Che poi sarà il segno della sua vocazione, della sua missione nella vita. Chi è che si ricorda, facciamo il gioco, qual è la festa ebraica che prende origine, diciamo, dal libro di Esther e che tuttora viene festeggiata, molto amata dai bambini, fra l'altro. Qualcuno la conosce? Perfetto, la festa di Purim. Purim è quella del cambiamento delle sorti. E quindi il carnevale, le maschere che ricordano un po' questo. Bene, questa è la storia di Esther. Esther era una bambina che aveva un destino segnato molto triste, qualcuno ha cambiato la sua sorte, lei dentro questa esperienza ha letto la provvidenza di Dio e nell'aver fare questo, crescendo, è stata in grado, ha avuto la forza di fare altrettanto. Lei stessa ha avuto l'occasione di cambiare le sorti del proprio popolo, che era minacciato di sterminio, quindi era una situazione gravissima. Attenzione, lei non sapeva esattamente cosa fare, ma poiché aveva l'esperienza che è possibile cambiare la sorte che sembra segnata di qualcuno, allora legge questa possibilità e si attiva con la sua intelligenza, con la sua sensibilità, con quello che lei conosceva del re e dei meccanismi di corte, per fare altrettanto. Una che non avesse avuto la sua esperienza forse non avrebbe avuto quel coraggio. E questo potete leggerlo in tante altre storie. Pensiamo a un'altra vicenda, pure molto nota, raccontata nel libro di Ruth, questo librettino piccolo che si trova fra i libri storici. C'è, ricordate, no, la suocera Noemi, che si trova all'inizio del racconto triste, affranta, diventata vedova, diventata, insomma, di nuovo si trova in una situazione molto negativa, non ha, i due figli pure sono morti senza generare nipoti, no, ricordate, quindi sola, amareggiata, no? C'è quel passo dove dice: non chiamatemi più Noemi, che vuol dire dolcezza, chiamatemi piuttosto Mara, perché il Signore ha amareggiato la mia vita. Cioè, quanto a fede, insomma, se la prende un po' col Signore, come facciamo tutti, no? E quindi è una cosa molto umana, molto, molto, che sentiamo molto vicino a noi, quando le cose sembrano andare tutte al contrario. Ecco, e cosa succede a Noemi? Com'è che riprende coraggio? Cos'è che fa la svolta per lei? C'è Ruth, come sapete, che le resta accanto. E quindi in questo caso l'amore di Dio si manifesta attraverso un amore che sa essere con discrezione accanto a un'altra persona, nel dolore, nella sofferenza, forse nella disperazione. Custodisce la solitudine di questa suocera, le è accanto e nella custodia, che poi di fatto significa accompagnarla a Betlemme, tornare a Betlemme,
si riapre speranza, si riapre futuro, tant'è vero che Noemi si mette a fare progetti, comincia a capire che forse invece le cose non sono tutte chiuse, le porte non sono tutte chiuse, ricordate i consigli che le dà rispetto a Boaz e come sono molto efficaci questi consigli, fino al punto che quando i due si trovano, si sposano, superano le difficoltà del momento, ecco che quando poi Ruth partorisce il primo figlio, tutte le donne, le amiche, le antiche amiche di Noemi, cosa dicono? A Noemi è nato un figlio. Che è stupenda anche questa cosa, a parte questa leggera appropriazione della nonna, no? Ma a parte questo dettaglio, è straordinario perché la scrittura ci dice, vedete, quando il futuro sembra chiuso, che è questo che ci toglie la speranza, una persona che sa custodire, ti sa stare accanto, anche silenziosamente, in questo tuo dolore, già ti sta manifestando l'amore di Dio. E questo fa riaprire la capacità di futuro. È reale? Sì, perché poi un bambino effettivamente nasce. La fiducia riapre scelte, possibilità, riattiva energie. Se si sta chiusi, a volte passano delle opportunità e nemmeno si è in grado di vederle. E invece, ecco, abbiamo visto anche in questo caso come l'esperienza dell'una diventa poi speranza, futuro per altri. Tutti sapete che poi da questo bambino, insomma, dopo un paio di generazioni nasce il re David. Ma se andiamo in altri testi, adesso ve li cito appena, pensate alla storia di Tobia e Sara, dovrei dire Tobi più che altro, Tobi, questo padre anziano che gli erano capitate di tutti i colori, si era ritrovato cieco, impoverito, anche lui in terra straniera, che eleva la sua preghiera a Dio, e Sara che medita il suicidio. E poi invece arriva Tobia, che si mostra, questo giovane capace di viaggiare, di interloquire, no, con Raffaele, la medicina di Dio, e diventa lui medicina e cura, capace di crescere e di portare salvezza nella vita di Sara e nella vita di suo padre Tobi. E così via, Elia, Eliseo, i profeti, ognuno di loro ha fatto un'esperienza che diventa preziosissima per potersi poi attivare nel momento che si cresce e magari la vita, la storia ci chiede qualcosa di importante per una singola persona, per una famiglia o magari per un intero popolo. Nessuno di loro ha pianificato questo, ma aveva dentro di sé, aveva nelle proprie corde, aveva maturato interiormente questa possibilità, questo amore sotto, vedete, tutti questi queste sfumature diverse, un amore come salvezza, come cura, come insegnamento, come tirar fuori dai guai, come vicinanza. Pensate anche nel Nuovo Testamento, in Marco 5, avete tutti presente il famoso indemoniato di Gerasa. Come vive questo poverino che ci ricorda tanti marginali di tante nostre città? Dice Marco che viveva fra le tombe. Quindi era come un morto, non aveva più relazioni, gridava e basta, non aveva più consuetudini sociali, andava in giro nudo, quindi nemmeno il vestito, no? Che è un segno comunque di comunicazione del stare in un ambiente. Ecco, questo poverino è quasi il culmine, no? Abbiamo detto prima dei neonati, dei bambini che rischiavano la morte, la vedova, adesso addirittura un quasi morto, un morto spirituale. Cosa fa Gesù verso di lui? Lo libera dalla legione, no? Ricordate quel dialogo che fa, quanti siete? Lo libera, ecco, l'amore è anche liberazione dal male. Significa chiamare per nome il male, in quel caso, e poi allontanarlo, anche se questo significa pagare un prezzo. Vi ricordate quello scambio con i mandriani dei porci? Che poi, ecco, invece di gioire, di vedere qui un grande profeta è fra noi, visto che quello che noi conoscevamo come
un pericoloso, indemoniato, violento, che rompeva i ceppi continuamente, che era anche piuttosto pericoloso, invece che cosa fa? Cosa fanno? Cacciano via Gesù, perché hanno perso economicamente. Invece di dire, di recuperare, di saper vedere che lì c'era l'amore di Dio in azione, capace, potremmo dire, di far risuscitare un morto, perché questo era, invece hanno fatto i loro conti e hanno pensato bene di sottrarsi a questa possibilità. Però l'uomo che cosa fa? Quell'uomo che è stato liberato, che è stato messo nella condizione di rispondere a questa cura, questo amore che Gesù gli ha mostrato, diventerà il primo missionario del Vangelo di Marco, perché chiede a Gesù di seguirlo e Gesù gli dice: piuttosto va a casa tua, vai fra i tuoi e racconta quello che hai vissuto, la tua esperienza. Sei stato amato, amato e liberato. Racconta agli altri, libera altri, fai balenare agli altri la possibilità di questa liberazione. E dice il Vangelo che va in giro per tutta la Decapoli. Quindi questo diventa un missionario in 10 città. Quello che era uno che abitava fra le tombe, nudo, incapace di articolare parola, gli viene restituita la parola e diventa un annunciatore. E così potremmo pensare alla Samaritana, andando un po' nel mondo giovanneo. Pensate questa donna, nel dialogo serratissimo, no, che fa con Gesù, straordinario, fra l'altro anche da vari punti di vista, quando è che c'è la svolta dentro di lei? Quando Gesù le fa percepire che la conosce e non la giudica. L'amore è anche sentirsi amati, significa sentirsi conosciuti e non giudicati, appunto. Questa accoglienza della sua storia da parte di Gesù diventa anche possibilità per lei di accogliere, di rileggere la sua storia, che sembrava appunto marginale, che evitava gli sguardi forse anche crudeli di altre persone, e invece è capace di lasciare la brocca e correre a dire: ho incontrato qualcuno che forse è proprio il Messia, proprio il Cristo che noi aspettiamo. Quindi vedete di nuovo la dinamica. Adesso vi ho fatto un po' di casi, ma se vi volete divertire provate a leggere anche in altri testi. Ovviamente non sempre abbiamo questo riscontro, no? Successivamente all'episodio di partenza, però mi sembra una chiave che è costante in tutto il percorso delle scritture. E dobbiamo avercelo chiaro, perché Gesù porta a compimento un cammino che è iniziato, come dice appunto la lettera agli Efesini, prima della fondazione del mondo. È lo stesso Dio che aveva questo progetto, non ce n'è un altro, no? E che piano piano mette a fuoco. Perché? Dov'è, diciamo, l'inciampo? È che non sempre l'essere umano sa corrispondere, ma quando lo fa, ecco che la storia va avanti, fa un salto. Il Signore, se vede non corrispondenza, ricomincia, riprova, chiama un altro, si adatta al passo dell'essere umano e arriva a compiersi completamente. Quindi ecco, abbiamo visto ancora un altro tipo di amore, quello della conoscenza che non giudica e che libera l'energia di far conoscere ad altri quella che è stata la propria esperienza. E forse un ultimo caso che però mi sembra fondamentale lo prendo da Luca, il capitolo 7 di Luca, dove c'è una versione, diciamo, del racconto che troviamo diversamente in altri Vangeli, di questa donna che unge i piedi di Gesù, piange i suoi piedi, no, quando sta in casa di Simone il fariseo. E ricordate questa, tutto quello che accade, no? Simone che la giudica, giudica anche Gesù, perché dice: se sapesse che donna è questa, no? È una prostituta, figuriamoci. E invece ricordate come Gesù lo corregge, ma dice quella piccola parabola che mi sembra molto interessante, quella dei debitori. Chi ama di più? Se uno ha il debito condonato, quando ha un debito piccolo, i 50 denari o i 500 denari? Tutti ovviamente sono capaci di rispondere, anche il fariseo risponde correttamente, e poi Gesù, proprio applicando la parabola, fa il paragone fra
lui stesso e la donna. E però lì c'è un passaggio un po' strano nel Vangelo che forse dipende un po' dalle traduzioni o forse anche da come noi leggiamo le cose. È molto chiaro, è molto coerente. Gesù dice: a chi è perdonato poco ama poco, a chi è perdonato molto ama molto. Quindi quando noi andiamo a leggere il commento c'è un passo dove sembra il contrario, perché lei ha manifestato tutti questi gesti di affetto, di cura, anche di pentimento, no? E noi diciamo, ah vedi, si è pentita, quindi adesso Gesù le dice che è perdonata, no? Avete presente? Chissà se invece non funziona così, perché altrimenti sarebbe noi amiamo e poi lui ci ama, attraverso la forma del perdono. Anche il perdono è una forma di amore. E invece non credo che si debba leggere in questo modo. A parte adesso non vi voglio annoiare con dettagli, diciamo, grammaticali, ma il punto chiave è proprio questo, è proprio il filo del ragionamento di Gesù. Lei avrà ascoltato le parole di Gesù, avrà visto quello che lui aveva fatto agli altri e quindi sente che l'amore di Dio sta lavorando in lei, l'amore come perdono, e vuole manifestare l'effetto di questo perdono che la sta già attraversando, che la sta già curando, sanando. Spero di essere abbastanza chiara. E allora con questa reazione poi Gesù le conferma: stai serena, perché veramente i tuoi peccati sono perdonati, non avere più dubbi. Ma attenzione, il perdono come tipologia, sfumatura dell'amore, precede la capacità di lei di amare a sua volta. Questo è, direi, proprio la conclusione che noi possiamo trarre, che appunto è sintetizzata nella prima Giovanni. L'amore di Dio ci precede sempre, sempre, anche se a noi non sembra così. Se noi troviamo in noi una capacità di amare, o vediamo in altri, magari anche fuori della Chiesa, fuori del nostro mondo, una capacità di amare, dobbiamo essere capaci di riconoscere che quel seme che gli è stato messo viene da Dio, viene dallo Spirito, nelle forme più varie che abbiamo adesso provato un po' così ad accennare. C'è un amore che sana, che libera, che guarisce, che rimette in piedi, che risolleva quando ci si sente calpestati o disperati. E questo, facciamo un giochino, che cosa fa? Pensate ai verbi servili in italiano: potere, dovere e volere. Potere, dovere e volere. L'amore di Dio gioca su queste tre capacità nostre. Potere ci rende capaci di amare, ci dà il potere di amare, cioè ci dà la patente, ci dà l'abilità, ci dà la capacità di amare. Ogni volta che vediamo che questo non accade o che facciamo fatica, forse dobbiamo esporci di più a questo amore di Dio e anche fare memoria delle volte che noi abbiamo a nostra volta ricevuto questo amore. Poi c'è quell'aspetto un po' del dovere, sì, perché c'è un chiedere, un'esigenza di risposta, qualcosa che deve maturare dentro di noi. L'amore è anche dovere. Ricordate Rainer Maria Rilke, quando nelle lettere al giovane poeta dice: l'amore si impara, l'amore è un lavoro, l'amore chiede impegno e poi però porta frutti, non è sentimentalismo, cuoricini e cose svolazzanti. Lo coltivi dentro di te, lo senti dentro di te e a un certo punto cresce, matura e trova la sua strada per manifestarsi all'esterno, e aggiungo, trasforma il mondo quando questo accade. E poi è volere, la volontà, c'entra la volontà. La volontà significa, è collegata al nostro desiderio più profondo, a quello che siamo chiamati appunto anche ad essere. Qual è la nostra identità più vera? Da questi esempi che abbiamo visto velocemente avete colto come l'aver sperimentato attraverso delle persone concrete una forma di amore ha fatto trovare la propria strada a quelle persone, una missione, un'identità. Ecco, chissà,
sarebbe interessante qui qualcuno di voi che raccontasse: io ho scelto questo mestiere o ho fatto questa scelta di vita perché magari nell'infanzia o nella mia adolescenza ho fatto questa esperienza, l'ho riletta, l'ho vista, l'ho pensata e mi sono reso conto che questa esperienza mi rendeva capace o mi aveva suscitato dei sogni, dei pensieri che poteva far fiorire un po' questa stessa dimensione, questa stessa esperienza, come risposta, ma anche come capacità, abbiamo detto, ma anche come una realizzazione di un'identità. Mi sembra, no, insomma, un quadro che ci dice molto. E quindi, ecco, un invito che con cui potremmo lasciarci è siamo capaci di fare memoria di quando noi a nostra volta abbiamo vissuto esperienze del genere? O siamo stati noi forse strumenti per qualcun altro, per aiutarlo a scoprire questo amore? Ecco. Direi che mi fermo qui. Grazie Emanuela per questa esposizione e se me lo consentite rubo solo qualche secondo per sottolineare subito come, ecco, a conclusione di questo ciclo, il fatto di avere menzionato una casistica, potremmo dire, una serie di personaggi che sono stati scelti all'interno del canone, quindi sono stati presi da diversi libri che compongono la Bibbia che abbiamo tra le mani, quindi sia la prima parte sia la seconda, quindi diversi personaggi che danno una testimonianza che va nella stessa direzione. Trovo che a conclusione del nostro percorso vedere attraverso esempi molto concreti di storie individuali, e poi queste storie individuali si inseriscono sempre in una storia di popoli e di gruppi, ma vedere le persone che hanno anche un nome raccontare della loro storia, credo sia, ecco, un modo anche molto bello di chiudere il ciclo che abbiamo percorso in modo molto pratico anche, perché al di là di qualsiasi discorso teorico, l'amore è qualcosa che entra nella tua storia personale, che ha sempre un nome e un cognome, che ha un volto. E allora trovo veramente che sia stato bello che la relazione di Emanuela sia capitata in questo punto del ciclo, cioè a chiudere un po' il cerchio. Però non prendo altro tempo perché adesso abbiamo un po' di minuti a disposizione per fare qualche domanda, per raccontare qualcosa brevemente o comunque per intervenire se qualcuno lo desidera. Ricordo che, dato che gli interventi vengono registrati in modo che resti anche la vostra voce, vi chiediamo di venire qui a porre la domanda al microfono, perché se non parlate al microfono la voce si disperde. Come ho già detto in altre occasioni, attenzione a tacere perché poi prende la parola la sottoscritta e non si ferma più. Lancio una piccola suggestione, ma davvero breve, perché vorrei sentire qualche altra voce oltre alla mia. A un certo momento Emanuela hai detto amore e alleanza, patto, amicizia, e quindi hai evocato l'idea di una circolarità, che tra l'altro c'era anche nel titolo che hai tratto dal testo, quindi amati, quel verbo agapao, carissimi, amati, e in quanto amati allora amiamo. E poi hai chiuso evocando la figura di questa donna che piange ai piedi di Gesù, e io concordo con te sull'interpretazione di questo testo, e cioè a pensare che questa donna non ha iniziato la dinamica del rapporto con Gesù,
in realtà la sua, il suo andare da Gesù, il suo piangere sui piedi, il suo pentimento è già il frutto di qualcosa che è già accaduto. E a questo proposito dico che mi è capitato più di una volta di cominciare le liturgie nel nostro culto valdese dicendo alle persone: voi questa mattina siete qui per ascoltare la parola e pensate di essere venuti qui perché lo avete deciso voi. E invece, in una lettura di fede, siete stati già preceduti. Ti è venuta l'idea, c'è stato un tuo percorso alle spalle, sei arrivato qui, ma qualcosa ti ha preceduto. E in questo senso si vede una chiamata. E allora la suggestione è proprio questa. Sarebbe bello forse se dicessi ancora una parola su questo nostro amore, che in qualche modo, ecco, tutta la scrittura dice che Dio lo evoca, lo stimola, ci ama e noi riamiamo, in una sorta di circolarità necessaria perché l'amore vada a compimento. Commentavi questa parola, teleios. Ecco, se dicessi ancora una parola sul nostro modo di amare in quanto risposta a un amore che c'è già stato. Sì, scusa, e forse per chiarire, è un po' per tornare su un elemento che è emerso molto in questi giorni. Ah. Spesso ci è stato detto, forse nella storia di qualcuno di noi è accaduto, no? Devi amare l'amore come comando. Ecco, allora invece anche nella tua relazione emergeva come l'amore è una risposta a qualcosa che è già accaduto, quindi in una spontaneità, in un agire che viene da dentro e non è sottomettersi a un obbligo. Ecco, allora se tu avessi forse un commento su questo: amati, riamiamo non come obbligo ma come risposta spontanea, oppure, ecco, dici tu. Sì, ecco, spontaneo forse non so se è proprio l'aggettivo, no, più preciso, ma l'idea è senz'altro questa, sì, che abbiamo provato appunto a rievocare. Forse quello che ci manca è la consapevolezza, quando noi, come dicevi te del culto, no? Dici, ma tu sei qua, pensi di aver fatto una cosa, e perché non sei capace di rileggere dove questo processo è iniziato, perché spesso va indietro. Abbiamo parlato di neonati, di bambini anche, quindi delle cure, delle forme di amore che hanno vissuto da piccolissimi, poi li hanno abilitati appunto da grandi a fare cose anche straordinarie. Forse è questo, la capacità di rileggere le nostre storie, di rimettere a fuoco dei passaggi importanti. Se fossimo capaci di farlo, probabilmente questo movimento sarebbe più evidente. È anche bello, fra l'altro, non so se stamattina è stato detto, meditare questo oggi, no? Noi celebriamo la Domenica della Trinità, no? Quindi nella liturgia nostra ci abbiamo proprio la... quindi questo è proprio il cuore, bellissimo che questa riflessione si sia svolta e sia caduta in questa domenica, la circolarità dell'amore divino. Cioè, mentre noi facciamo questo, che abbiamo provato un pochino a dire, a descrivere appunto con dei casi, e penso che ognuno di noi in alcune di queste situazioni forse si è ritrovato, non facciamo altro che inserirci nella dinamica della Trinità stessa, di questo amore circolare fra le persone divine. Quindi veramente noi siamo al cuore della rivelazione cristiana. Quando è cominciato l'amore di Dio? Gesù ha amato, l'abbiamo conosciuto come colui che è capace di amare. Lui stesso è chiamato amato nel Vangelo, no? Tu sei il mio figlio amato, no? La voce che si sente dal cielo. Ecco, ma Gesù che ama tutti quelli che ha incontrato, dice il libro degli Atti al capitolo 10, è passato facendo il bene e curando, prendendosi cura di tutti quelli che erano oppressi da ogni tipo di malattia, di infermità. Ecco, lui stesso ha ricevuto a sua volta dall'eternità un altro amore con la maiuscola. Dunque, veramente si tratta di accorgercene, di rivedere quando e dove e chi ci ha manifestato concretamente questo amore di Dio, perché certamente c'è. Vediamo se qualcuno nel frattempo ha maturato una domanda, un intervento. Ecco. Di questa circolarità, e io penso che la persona possa inserirsi in questa circolarità nel momento
in cui fa l'incontro e quindi non è più un obbligo, ma diventa come un bisogno, un ricambiare l'amore. Però la nostra umanità ci porta a vivere esperienze di amore e tentativi di amore che hanno a che fare con la nostra umanità. Allora io le chiedo se può dirci qualcosa sull'amore gratuito, cioè questa esperienza che deve essere, cioè, il massimo, l'esperienza più bella dell'amore che noi possiamo dare. Sì, questa domanda è assolutamente pertinentissima, ma è proprio dentro l'agape, perché l'agape ha proprio questa definizione, no? Di essere un amore effusivo, gratuito, no? E allora come ci stiamo dentro noi? Ecco, noi siamo capaci di un amore così totalmente gratuito? Io sono convinta di sì, nel momento in cui l'abbiamo sperimentato per noi, altrimenti ritorno al discorso che si diceva prima, è il dovere morale, se sei una brava cristiana devi fare certe cose, e questo invece lo fa diventare appunto qualcosa di pesante, qualcosa di a volte persino ostentato, non voglio dire addirittura ipocrita, oppure come purtroppo la nostra attualità ce lo dice, le facciate dicono una cosa e poi dentro le case, dentro i conventi si consumano altre situazioni. Quindi veramente è vitale riscoprire questa dinamica. Noi abbiamo mai vissuto l'amore totalmente gratuito nei nostri confronti? Forse piccoli episodi, forse sono situazioni puntuali, appunto, non stabili, però io penso di sì, penso che l'abbiamo vissuti. Certo, questo amore gratuito magari ci raggiunge con modalità un po' imperfette, perché appunto entra dentro la carne, la limitatezza nostra, umana. E questo infatti è un passaggio importante. Non è che noi non pensiamo di non averlo vissuto un amore di questo tipo, perché insieme a questo amore viene, diciamo, quelle cose tipo che ho detto prima, no? La capacità di curare, pensiamo ai nostri genitori, compagni di vita, arriva anche l'imperfezione dell'altro. Ecco, e invece no, è proprio lì dentro che dobbiamo saper riconoscere questo amore in cammino. Dov'è che diventa il test, diciamo, dell'amore gratuito? Prendiamo anche questa cosa. Vi è capitato mai di riuscire ad amare qualcuno in un momento in cui non era amabile? Cioè, direbbe Gesù, se perdonate quelli che amate, quelli che vi fanno del bene, siete gentili con quelli che vi hanno appena ringraziato un attimo prima, che fate di speciale? Però io penso, sono sicura che ognuno di noi a volte ha voluto bene, si è preso cura di qualcuno che magari in quel momento viveva sconforto, diceva cose fuori luogo, era abbattuto. Pensate, non so, la vostra migliore amica che con voi si è sfogata dicendo delle cose orribili, proprio perché sapeva, c'era il patto, c'era un'alleanza, e poteva permettersi di tirare fuori quella rabbia, quel dolore che aveva dentro. E voi lì, in quel momento, che avete fatto? Se avete risposto ugualmente, avete mostrato che era un rapporto un po' superficiale. Questo ovviamente può capitare. Ma se una persona a cui volete bene, in quel momento in cui lei non è amabile, o un figlio adolescente, figuriamoci, che fa cose pazze, forse che non lo conteniamo, non lo ascoltiamo, non lo amiamo, quello è amore gratuito, completamente gratuito, anche se poi certo arriva all'altro con la limitatezza che ci caratterizza, ma mi pare che in questo siamo dentro la logica dell'incarnazione. La scelta a Dio possiamo sceglierla anche noi. Siamo in cammino, no? Il cammino verso il telos. Non ci deve mettere paura questa cosa, anzi, impariamo a riconoscere l'amore anche dentro un contesto di imperfezione. C'è un intervento qui? Allora, io mi sposto un attimo dai personaggi amati e amanti.
e da quando ho cominciato che mi frulla in testa Abramo. Abramo ha questa chiamata e si alza e va. La sappiamo tutti la storia. Quindi io a volte penso che dentro, se ci ascoltiamo, abbiamo questa chiamata e bisogna avere anche il coraggio e la forza, che non è da tutti magari, di alzarsi e di andare. Allora, mi chiedevo, la domanda è, sì, c'è, perché anche, aspetta, l'indemoniato di prima, lui non era amato, però ha sentito una chiamata e è andato. Quindi a volte abbiamo anche questa responsabilità, come Abramo, che decide di andare, e anche questo indemoniato che è andato. Forse a volte non abbiamo il coraggio di prendere in mano la nostra vita e di fare delle scelte. Dio ci ama ugualmente, non sto mettendo questo. Però, ecco, mi fa un po' di confusione. Non so se sono stata chiara o cosa intendo. C'ho un po' di confusione sul prendere la propria decisione, oppure perché sei stato amato anche devi fare. Stai parlando dell'inizio della storia di Abramo? Ok, esci dalla tua terra, vai verso te stesso, questo famoso, e quindi alzati e vai, e quindi prendi in mano la tua vita, sì. Perché questo diventa uomo, alzati, fai, perché restando lì dove sei non puoi diventare l'umano che saresti. Certo, e lì dove sta l'amore di Dio? Sei sicura che non c'è? Lui era, si tratta solo di leggerlo, no? Dove sta? Lui era anziano, 75enne, e non aveva i figli. La famosa tragedia, soprattutto del passato, no? Perché non dimenticate che nell'epoca antica, anche nel popolo ebraico, nella Bibbia, c'è la testimonianza che non si credeva in una vita eterna o dopo la morte. Quindi l'unico modo di sopravvivere era attraverso la discendenza. Quindi moriva lui, si estingueva tutto, e Dio arriva con la promessa. La promessa. Questo è anche un modo di amare. Io ti prometto che avrai futuro, ti prometto una terra e un futuro. E in questa promessa attiva, certo, il suo coraggio. Quindi anche in questo caso vedete che c'è una corrispondenza, è molto bello questo richiamo. Non solo, adesso ci porterebbe un po' lontano, qui scusate faccio uno spot, c'è un libro che è uscito da qualche settimana, La preghiera nell'Antico Testamento, della San Paolo, dove c'è un'analisi del testo quando lui invece pensa di dover sacrificare il figlio. E anche lì è un altro elemento, un passaggio interessante, no? Allora questo amore di Dio lì dov'è? E cos'è? Come si manifesta? No? Quindi insomma è chiaro che quella che vi suggerivo è una chiave di lettura. Poi bisogna provare a entrare nei testi con pazienza, anche come a me piace dire, recuperare questa dinamica di preghiera con la Bibbia in mano, dove io provo a leggere la mia storia dentro quelle storie e lasciare che quelle cose illuminino la mia. Cosa, ecco, per noi può essere una parola a volte di una persona che ci riattiva, no? Che ci trasmette fiducia. Ecco, dove trovo il coraggio di prendere una decisione e di andare? Se qualcuno mi ha dato fiducia tanto da rivolgermi la parola, in quel caso, secondo la Bibbia, è la prima volta che Dio parla a un essere umano direttamente. Quindi, Dio che parla con te. Quanto è grande la tua dignità? E allora se sei così grande, se sei così importante ai suoi occhi, forse puoi trovare il coraggio, se lui ha avuto fiducia in te, anche tu puoi avere fiducia in te. Intanto grazie del suo intervento e le porrei velocemente due domande. Una collegandomi al primo incontro, Ilenia, in cui Simona Segoloni diceva non tanto che Gesù ha dato la vita, ma ha dato vita. Quindi questo amore vivificante.
Ecco, se stiamo in quest'ottica, l'amore vivificante che in qualche modo anche così nei suoi passaggi si coglie, e legando al cambiamento delle sorti in Ester, come mai, almeno questa è la mia impressione, proprio a livello anche ecclesiale, almeno nella Chiesa Cattolica, non so, nella Chiesa Valdese, ecco, le esperienze vivificanti di amore che possono portare cambiamento, fatichiamo a intercettarle, a coglierle, come se il cambiamento faccia in qualche modo paura. Questa è una prima domanda. La seconda la pongo in termini più provocatori, venendo dai due precedenti incontri di questa mattina, dove in qualche modo un po' il filo del conflitto e anche della tematica della giustizia riparativa, così ci sono stati degli affondi su questa umanità, no? Disumanizzata e disumanizzante. Ecco, come la mettiamo col fatto che sono giorni che parliamo di amore e di fatto sembra che ci stiamo disumanizzando? Grazie. Grazie. Allora, sulla prima, che dire? È lo spirito soffia dove vuole. E noi dovremmo essere capaci di riconoscere dove soffia. Nel credo noi diciamo che è Signore dà la vita. Laddove vediamo delle esperienze di vita, dovremmo essere capaci, anche se sono un po' al di fuori del nostro stretto giro e di quello che a noi piace un po' controllare con regole, regolette, catechismi e dogmi, forse, o altre cose ancora, dovremmo essere capaci di intercettare questo vento, come si dice, orientare le vele. Ma vi cito Atti 10, no? Quando Pietro va incontro a Cornelio, la famiglia, a tutti i suoi amici, su così sollecitazione anche lì dello Spirito, comprende quello a cui Dio lo sta chiamando, apre un po' questi orizzonti stretti, puro, impuro, no? Lui è ancora stretto su questa cosa, e mentre sta annunciando Gesù, scende lo Spirito su quelli che ascoltano e si mettono a dare dei segni simili a quelli che c'erano stati nella Pentecoste. E allora lui conclude, vede questa situazione e dice: cosa ci impedisce di battezzare coloro che hanno già ricevuto lo Spirito Santo come noi? Allora, sul cambiamento direi questo. Impariamo questa frase di Pietro: cosa ci impedisce di riconoscere che in queste persone, che magari non rientrano perfettamente in situazioni che amiamo, diciamo, mettere in caselle precise, se vediamo un'azione di riconducibile allo Spirito, che secondo la Bibbia sono quasi sempre cose, diciamo, due caratteristiche: un'apertura a una ricerca di Dio del bene e un'opera, una prassi di giustizia. Se io trovo un tentativo, un'apertura in questo senso, forse dovremmo tentare più una collaborazione, un'amicizia, un evitare di mettere ostacoli su ostacoli piuttosto che il contrario, perché altrimenti mettiamo gli ostacoli allo Spirito. Noi pensiamo di custodire qualche cosa, ma invece forse stiamo facendo veramente un altro gioco. E l'altra cosa era sulla giustizia, no, sul fatto del noi parliamo di amore, ma invece siamo immersi in tutt'altro. E quando mai non siamo stati immersi in tutt'altro? Cioè, noi leggiamo appunto la Bibbia, soprattutto se siamo abituati a qualche pagina dell'Antico Testamento, Primo Testamento, insomma, sfogliamo e vediamo che c'è la violenza. Ci abita la violenza, tutto il cammino non appartiene a Dio. Anche delle pagine che sembrano un po' inquietanti sono le nostre proiezioni che rendono un po' mostruoso a volte il volto stesso di Dio. No, il punto è: la violenza ci abita radicalmente. Come possiamo riuscire piano piano a venirne fuori? Io di questo sono convintissima. Da Genesi ad Apocalisse questo è il cammino: ridurre piano piano questo tasso di violenza, lavorando su noi stessi, facendo alleanza, facendo rete, rialzandoci quando cadiamo a terra, quando siamo sconfitti, quando ci sentiamo in balia, ecco, dell'ora delle tenebre. Ce ne sono state tante di ore tenebrose. Fare memoria
dell'amore personale e di popolo ricevuto, diciamo, dalla redenzione di Gesù e nell'amore circolare che accade fra noi. Ecco, chiedo anche un altro passaggio: l'amore è imperfetto, l'amore va celebrato, così agganciamo anche l'elemento liturgico che è fondamentale. Ricordare, fare memoria, significa anche celebrare tutte le volte in cui abbiamo fatto un passo nella direzione giusta, e allora avremo il coraggio e proprio la luce per dire: è stato possibile per quella persona, per quel popolo, in me in quell'occasione, è possibile anche adesso. Grazie. Allora, siamo in chiusura. Allora, dobbiamo essere molto molto rapidi. Se c'era ancora un, ne prendiamo ancora uno. Sì? Sì, ho visto una mano alzarsi. Grazie intanto, bellissimo tutto. Amati, amiamo. Amiamo perché abbiamo visto l'amore. L'anno dopo del mio matrimonio, merito di mia moglie, sono arrivato a Lourdes con un viaggio di pellegrini sani. E lì ho visto tanto amore a Lourdes. L'anno dopo è nata mia figlia, l'anno dopo ancora ho fatto due viaggi a Lourdes con l'Unitalsi come barelliere. Perché? Perché ho visto l'amore, quindi amati, amiamo, amiamo perché abbiamo toccato con mano l'amore. E se uno fa questa esperienza di amore, soprattutto con le persone più fragili, capisce che c'è una circolarità di amore che continua ad aumentare in maniera esponenziale, vedendo la carità dei fratelli che aiutano chi ha più bisogno. Amati, amiamo, amiamo perché abbiamo visto l'amore. Grazie. No, questo è più un intervento, no, che una domanda, però... Aspetta, Dio, mi è passato un pensiero, volevo dire una cosa. Sfuggito, ma va bene. Allora, noi chiudiamo questo ciclo di approfondimento e allora l'ultima battuta con cui vorrei salutarvi, ringraziandovi, ringraziando tutti quelli che hanno partecipato solo a questo, a due, a tre, a quattro, a cinque, a sei incontri. Ecco. E io mi sento veramente dal profondo del cuore una grande riconoscenza al festival, perché organizzare queste cose vuol dire offrire delle occasioni di incontro, delle occasioni di apprendimento, insegnamento, ascolto. Allora mi sento di suggerirvi questo, perché lo farò io prima di tutto, e quindi mi sento di suggerirlo anche a tutti voi. Tornerò a leggere la prima lettera di Giovanni, e naturalmente non solo quella. Naturalmente io frequento per professione la scrittura, ma ogni volta che si riapre la scrittura il messaggio è nuovo. Allora l'augurio, ve lo propongo come augurio, è quello di riaprire la scrittura, rileggere, andare alla ricerca di qualcuno che ci aiuti a orientarci nella scrittura, ma l'augurio più sentito è proprio quello di riprenderla in mano personalmente e di tornare a queste pagine. In questi giorni ne abbiamo assaggiata un po', e penso che riprenderla in mano direttamente, rileggerla, forse può suscitare davvero qualche cosa nella nostra mente, nel nostro cuore e quindi nella nostra vita. E questo è davvero l'augurio che faccio a me e anche a tutti voi. Quindi buon proseguimento di vita. E grazie Emanuela.